Perfetto. Bene, prego, scusate. Allora, partiamo con il nostro panel. Io vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori per aver selezionato questo panel, il comitato scientifico, quanti sono presenti qui con noi e soprattutto il nostro discussant, la professoressa Emma Fattorini, che ha avuto la bontà di leggere i nostri interventi e di essere qui con noi. Io volevo solo dire alcune poche cose di introduzione prima di lasciare spazio alle varie relazioni. Partendo dal titolo di questa nostra introduzione, dal titolo di questo nostro panel, che si intitola appunto Un internazionale antiprotestante, strategie, reti e attori dell'antiprotestantesimo cattolico internazionale. Allora, l'antiprotestantesimo e l'anticattolicesimo hanno rappresentato due pregiudizi dai forti connotati identitari, in grado di influenzare profondamente mentalità, agiti e orientamenti politici tra 8 e 900. L'anticattolicesimo, contribuendo in primo luogo ai processi di nation building delle nazioni protestanti, Stati Uniti e Gran Bretagna in primo luogo, e nella stessa Germania biconfessionale, come ormai una vasta storiografia ha messo in luce. Mentre l'antiprotestantesimo cattolico ha giocato un ruolo non marginale nel determinare quella reazione alla modernità, per come essa si è andata caratterizzando tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, in particolar modo a partire dal 1848. A differenza degli studi sull'anticattolicesimo protestante che hanno da tempo conosciuto, in particolare grazie ai lavori di John Wolfe, un approccio di carattere transnazionale e anche delle vere e proprie teorizzazioni, la costruzione di modelli teorici sui significati dell'anticattolicesimo protestante, quelli sull'antiprotestantesimo hanno finora mantenuto uno sguardo prevalentemente nazionale. Penso per esempio ai lavori di Jean Bouverot per la Francia, o quelli di Renato Moro e Raffaella Perin sul caso italiano. E questo panel si colloca proprio nel tentativo di iniziare a superare una prospettiva meramente nazionale. Analizzando l'antiprotestantesimo cattolico e i suoi principali significati, per come esso si è via via manifestato negli anni che vanno dalla Prima Guerra Mondiale e gli anni 50 del Novecento, e con una particolare attenzione proprio per gli anni del primo dopoguerra, probabilmente l'epoca in cui i timori per i progressi veri o presunti del proselitismo evangelico raggiunsero la maggior acutezza a Roma e nei circoli del cattolicesimo internazionale. E questo per vari motivi, innanzitutto per gli esiti della guerra caratterizzati dalla vittoria dell'intesa, dall'ulteriore espansione dell'impero britannico che si affacciava anche in luoghi particolarmente rilevanti da un punto di vista cattolico come la Terra Santa, la Palestina, ma soprattutto per l'affacciarsi con forza della nuova potenza americana che diventava anche il principale luogo di provenienza proprio dopo il primo conflitto mondiale delle missioni evangeliche, soppiantando anche da questo punto di vista la Gran Bretagna. Cinque sono gli ambiti geografici individuati, partendo proprio dal caso americano a cui si dedicherà l'intervento di Luca Castagna, la Germania, su cui si concentrerà Francesco Tacchi, che è l'unico caso europeo preso in analisi, le dinamiche missionarie, con particolare attenzione all'Africa, al Medio Oriente e all'Asia sudorientale, su cui si concentrerà Sant'Elesti, l'impero britannico, su cui si concentrerà Donato Di Sanzo attraverso un'analisi posopografica sulla figura del francescano irlandese Pascal Robinson, uno dei massimi diplomatici della Santa Sede negli anni 20 e 30, e infine il caso latinoamericano, di cui mi occuperò io alla fine. Rispetto a tutte queste realtà, i paper si muovono nella direzione di provare
ad analizzare i caratteri e le forme dei vari antiprotestantesimi, cioè i caratteri e le forme che l'opposizione al proselitismo protestante ha assunto nei vari luoghi, alla ricerca di un possibile comune denominatore delle politiche implementate e al tempo stesso di mettere a fuoco il ruolo della Santa Sede come regista e come promotore di gran parte di queste dinamiche. Io chiuderei qui la mia breve relazione e darei la parola al nostro discussant, professoressa Emma Fattorini, per un primo saluto, per poi dare a Luca Castagna per la sua prima relazione. Sì, un bravissimo saluto. Io sono molto contenta di essere qui con voi, perché questo lavoro e questo film che avete trovato non è, che potrebbe sembrare all'apparenza anche un po' forzato, invece ha la sua ragione, che vedremo di girare insieme in questo poco tempo che abbiamo, soprattutto sui due o tre figli che magari riprendo poi in merito le singole relazioni, ma che sono quello che diceva adesso Paolo, cioè la prima guerra mondiale come discrimine svolta anche per questo nostro tema, comunque per la cattolicità, quindi anche per questo film riformato, perché i punti sono questi che dicevamo, sul nazionalismo, decolonizzazione. Il tema del comunismo, che anche lì è negli anni 20 ha un sapore diverso, comincia da quello che poi sarà proprio, si porterà direttamente alla fine di Pio XII, e quindi tutto il tema della modernità che apre il vero secolo breve, che è la guerra mondiale. Ora non voglio far perdere tempo perché il lavoro è tantissimo, quindi poi interveniamo finalmente. Ok, buon lavoro. Grazie, ma allora darei la parola a Luca Castagna, ricordando a lui e a tutti coloro che interverranno appunto un rigido rispetto dei tempi per riuscire a rimanere all'interno dei tempi assegnatici. Sì, buongiorno a tutti, spero l'audio sia buono, mi sentiate. Ringrazio innanzitutto il professore Paolo Zanini per l'introduzione e mi associo alle sue parole rispetto alla discussant, alla professoressa Emma Fattorini. Cercherò di stare nei tempi, quindi vado subito con questa mia relazione. E mi riaggancio evidentemente a quanto diceva il professor Zanini nell'introduzione. Nel mio caso l'obiettivo del paper è quello di fornire una riflessione che è certamente preliminare parziale in relazione al contributo che la gerarchia ecclesiastica statunitense e in modo particolare la delegazione apostolica di Washington hanno offerto al Vaticano nell'azione di monitoraggio e diciamo, in una certa misura di contrasto del proselitismo di matrice protestante, in un'ottica diciamo di ricerca, di analisi, che quindi diventa transatlantica, in qualche misura transnazionale. L'idea alla base di questa ricerca è che questo connubio, questo asse, diciamo così, fosse fondato su dei crismi di sistematicità tali da configurare una vera e propria cabina di regia vaticano-statunitense, che a sua volta è certamente indicativa del progressivo slittamento del focus della Chiesa di Roma dal tradizionale centro europeo verso il nuovo epicentro statunitense americano del potere a livello globale. Questo avviene chiaramente nella fase che andiamo a considerare. L'arco cronologico che è un po' più esteso rispetto a quanto indicato inizialmente nel titolo del paper, va dalla fine dell'Ottocento ai primi anni del secondo dopoguerra. Una scelta che dipende sia diciamo, strumentalmente dalla documentazione archivistica sulla quale si è concentrata finora la ricerca, sia soprattutto, e qui mi riaggancio alle riflessioni che ha fatto il professore Zanini nell'introduzione, relativamente all'importanza di alcune fasi, in modo particolare, per l'evoluzione dei rapporti tra Vaticano e Chiesa americana, oltre che tra Vaticano e mondo americano più in generale. Non mi posso soffermare chiaramente sui singoli passaggi, per questo rimando al paper, però provo a tratteggiare una sorta di trend relativo alla questione, tra virgolette, protestante, così come questa veniva letta, percepita dalla Chiesa americana, e soprattutto come i vertici del cattolicesimo americano dialogassero con Roma per la gestione di tale questione.
una prima fase che compresa tra gli anni 90 dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale può essere definita, mutuando una categoria cara alla storia delle migrazioni, ai Migration Studies, di scudo identitario. Cioè il cattolicesimo negli Stati Uniti a quel tempo, come sappiamo, cambiava pelle molto rapidamente al ritmo delle ondate migratorie di provenienza europea, e l'istituzione della delegazione apostolica nel 1893 testimoniava, tra le altre cose, l'esigenza da parte del Vaticano di coordinare l'operato della gerarchia locale, una gerarchia che, come sappiamo, litigiosa, divisa lungo linee di frattura che erano etniche, culturali e evidentemente anche linguistiche. In questa temperie il proselitismo protestante minacciava continuamente di fare breccia nelle comunità di immigrati, di insinuarsi tra le pieghe di un mondo cattolico, mi si lasci dire, claudicante, ancora mal organizzato. E conseguentemente la priorità per Roma e di riflesso per l'episcopato americano era quella di tenere testa, almeno tra gli italiani, gli irlandesi, i polacchi, cioè di consolidare la base che si legge nella documentazione dell'epoca, era assediata dalle sette protestanti, e quindi in questo modo scongiurare le conversioni. Alla luce di una condizione, anche questa più volte ripetutamente denunciata, di debolezza, di inefficacia in quel momento del controproselitismo cattolico. La questione protestante si collocava cioè sul piano della propaganda. La Chiesa Cattolica Americana, che era divisa su base regionale, dottrinale e, come detto, linguistica, ma era anche gravata da ingenti difficoltà economiche e organizzative, percepiva e trasferiva a Roma il problema del proselitismo protestante come una forza di effettiva erosione del proprio monopolio sugli immigrati provenienti da nazioni tradizionalmente cattoliche. Ecco perché in questa fase il monitoraggio dell'iniziativa protestante, la minaccia esterna, fosse abitualmente accompagnato dalla denuncia dei limiti strutturali e organizzativi, ad esempio di parrocchie, di missioni, eccetera, cioè le pecche interne. Negli anni a ridosso della Grande Guerra, una fase che oserei definire di consapevolezza, la questione protestante si sposta su un altro piano, senza mai perdere di rilevanza. Il cattolicesimo americano, sicuramente più romanizzato, parafrasando un'espressione cara a Gerald Fogerty, cominciò a porsi rispetto al tema del proselitismo protestante in termini di concorrenzialità piuttosto che di sopravvivenza. L'elemento della reazione a questo proselitismo inizia infatti a ricorrere nelle corrispondenze di questo primo ventennio del Novecento. Parroci, vescovi rivendicavano la predisposizione di contromisure, ma anche le varie realtà missionarie presenti sul territorio americano. Le analisi si fanno più precise, più dettagliate. Questo evidentemente è segno di una cresciuta conoscenza del territorio e di un maggiore radicamento, che è anzitutto istituzionale, come sappiamo dalle vicende occorse tra il 1917 e il 1919. Difatti, come per la gestione dell'istituzione della National Catholic Welfare Conference e per l'iter di rapprochement diplomatico con la Casa Bianca, anche sul terreno relativo alla, come detto, questione protestante, la delegazione apostolica di Washington funge da vero e proprio snodo delle comunicazioni, appunto, su questo terreno. Molto rapidamente, ancora, gli anni infrabellici segnarono da parte cattolica il passaggio dalla consapevolezza ad una fase che ritengo potessi definire di maturità. Una maturità che in certi frangenti assume addirittura i toni della reazione, del controproselitismo effettivo. Dalla documentazione infatti emerge uno sforzo nuovo, molto più intenso, profuso attraverso una rete certamente più radicata, più presente nelle varie aree del paese, anche in quelle zone di grande sofferenza come poteva essere il Midwest o la parte occidentale degli Stati Uniti o gli stessi stati del Sud. E una presenza che sperimenta anche formule nuove, innovative. Penso ai riferimenti allo street preaching e alle chapel scars che ricorrono in alcuni documenti dell'epoca. Certamente persistevano limiti e zone d'ombra, soprattutto in termini qualitativi e di efficacia, ma il trend positivo era un dato di fatto, costituiva, tra le altre cose,
un segnale di svolta epocale per la Chiesa americana, a cui si faceva riferimento a proposito appunto agli anni a ridosso del primo conflitto mondiale, cioè la presa di coscienza che la stagione della grande immigrazione, l'infanzia e l'adolescenza del cattolicesimo americano stesse definitivamente per chiudersi con l'entrata in vigore delle leggi restrizioniste e che si stava quindi aprendo una nuova fase, quella della maturità, nella quale la fede più che, o meglio, non solo andava preservata, ma doveva essere in qualche modo promossa. La congiuntura generale, sulla quale chiaramente non posso entrare nello specifico, era particolarmente propizia, come sappiamo, e questo almeno per tre ordini di motivi. Il favore che il papato rattiano e la sua sensibilità verso le questioni sociali incontravano oltreoceano, anche in alcuni circoli non cattolici, l'inedita attenzione dell'amministrazione Roosevelt verso i cattolici, questo chiaramente dai primi anni 30, e in ultima analisi il consolidarsi di una fitta rete, un reticolo di rapporti tra quello che venne definito dallo stesso Pio XI, il cardinale transatlantico Eugenio Pacelli, e i diversi membri della gerarchia cattolica americana, penso tra tutti a Francis Spellman e a George Mandelin di Chicago. Tra gli anni 30 e il secondo dopoguerra si entra in una fase che possiamo definire politica, chiaramente con molte cautele e tra molte virgolette, durante la quale il tema dell'anticattolicesimo protestante, ma di riflesso quindi anche le fortune e le sfortune della reazione cattolica a questo, si salda alle macro questioni appunto di ordine politico e quindi intrinsecamente anche di ordine ideologico che di volta in volta vengono, diciamo, imposte dagli eventi occorsi sulla scena internazionale, tra i quali quelli che sono stati citati in sede di introduzione al professor Zanini. In questa sede basti pensare al fascismo e alla facile, forse troppo facile, equazione propagandata dal mondo protestante americano tra cattolici italiani fascisti, nemici dell'America. E questo, per esempio, lo si riscontra molto bene a ridosso del conflitto in Etiopia, quindi tra il 1935 e il 1936. Lo stato della ricerca consente al momento di cogliere ancora solo superficialmente questo slittamento su binari diversi e più politici, ma è in questa fase che l'elemento della transnazionalità, l'elemento, diciamo, la dimensione transatlantica emerge ancora più, sembra emergere ancora più chiaramente. Basti, ma chiaramente solo in termini a mo' di esempio, riportare le preoccupazioni dell'Episcopato americano rispetto ad una rete diffusa negli Stati Uniti con legami in Italia e in Gran Bretagna di coordinamento tra gli ambienti protestanti e le frange radicali dell'emigrazione italiana, per esempio per rovesciare la monarchia sabauda in Italia e con essa quindi e con questo quindi scardinare il potere della Chiesa Cattolica nella penisola. Questo è uno dei delle direttrici, uno dei binari lungo cui si muove, si evolve la questione che stiamo provando ad analizzare. Nel secondo dopoguerra, e chiaramente mi avvio alle conclusioni per stare nei tempi, crebbe certamente, come è noto, il peso della Chiesa americana nelle opzioni vaticane, nella bussola geopolitica vaticana. A Roma divenne sempre più chiara l'importanza di confrontarsi con la gerarchia ecclesiastica statunitense, e questo per la gestione degli affari più disparati, non solo in materia diplomatica, come pure sembra evidente sempre di più anche dalle carte del pontificato di Pio XII. Ai vescovi americani, per esempio, alla delegazione apostolica si rivolse il Vaticano nel 49, ma poi nel 50 e nel 52 per fronteggiare quella che veniva definita come l'attiva campagna ad opera dei protestanti che piovono in Italia dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti e che, come sappiamo, si andavano a unire, a saldare con certi ambienti della sinistra italiana, soprattutto nelle regioni centro-meridionali. Penso all'area ionica, all'area calabrese, ma anche alla zona laziale, evidentemente. In estrema sintesi, il trend dell'arco temporale che
ho provato velocemente a prendere in rassegna in questa relazione, indica che la via intrapresa dal Vaticano fosse stata quella del rafforzamento del canale comunicativo con i vertici della Chiesa americana. Un percorso che fu accidentato, soprattutto per le molteplici aree di dissonanza interne al cattolicesimo americano, ma anche e soprattutto si confermò rispetto alla partita con i protestanti. Mi sia consentita, prima della conclusione, una brevissima nota, un brevissimo cenno rispetto alla metodologia e alle fonti utilizzate. La documentazione primaria che sta alla base di questo paper, di questa ricerca, è stata analizzata soprattutto tra le carte dell'Archivio Apostolico Vaticano, in modo particolare il Fondo Delegazione Apostolica, e al momento la ricerca è stata orientata a quei titoli, a quelle referenze, per così dire, dirette, collegate alla propaganda protestante, all'immigrazione italiana, agli abusi politico-religiosi, alla conversione e in misura minore all'apologetica cristiana. Un ulteriore scavo è stato finora condotto nell'archivio storico della Segreteria di Stato, la sezione rapporti con gli Stati. Così come in modo particolare per l'ultima parte del periodo considerato, una fonte primaria finora molto preziosa si è rivelata la documentazione rinvenuta nell'archivio della National Catholic Welfare Conference, in modo particolare il fondo del segretariato generale. Gli sviluppi, certamente gli archivi delle principali diocesi, arcidiocesi statunitensi, meritano di essere studiati a fondo, così come le organizzazioni cattoliche impegnate nelle attività di proselitismo. Tra queste penso soprattutto alla Catholic Church Extension Society, il cui archivio è conservato presso la Loyola University di Chicago, ma anche gli ordini religiosi. E penso evidentemente ai gesuiti e al centro di documentazione di St. Louis in Missouri. Concludo dicendo, sperando di non aver abusato del tempo a mia disposizione, in generale, in estrema sintesi, si conferma l'idea per cui vi fosse una persistenza. Un giornale italo-americano negli anni 30 la definiva la perseveranza del proselitismo protestante. C'è questa perseveranza. Si passa da un atteggiamento più passivo da fine Ottocento fino agli anni della Grande Guerra ad un trend molto più proattivo da parte del mondo cattolico. L'efficacia, quindi, possiamo dire che la cabina di regia fosse andata costruendosi nel corso del periodo preso in considerazione, contestualmente al più generale rafforzamento dei contatti tra le due sponde dell'Atlantico, tra il Vaticano e la Chiesa americana, l'estensione, l'efficacia, i reali meccanismi di trasmissione all'interno di questa cabina di regia vanno certamente approfonditi, vanno chiariti, soprattutto per il periodo relativo al pontificato di Pio XII. Ed è questa una prospettiva di ricerca che ci prefiggiamo di portare avanti. Vi ringrazio per l'attenzione e insomma, spero di essere stato nei tempi. Allora, grazie Luca. Allora darei la parola a Emma per una prima considerazioni. Bellissimo, è molto molto ricco il lavoro di Castagna e spero che avremo un'occasione di approfondirlo meglio quando avrò più materiale anch'io. E due o tre osservazioni molto molto rapide. Intanto sono contenta di conoscerla perché con Fogarty abbiamo avuto un bellissimo rapporto negli anni in cui era pionieristico e coraggioso fare un discorso critico anche su Pio XII alla Shoah, che poi è stato assolutamente abusato. Quindi io saluto con grandissimo favore questo filone di ricerca che voi portate avanti e che va molto valorizzato davvero, no? Come una delle tante possibili scelte, ma è un approccio molto interessante sia sulle nuove aperture archivistiche che in generale voi siete partiti addirittura
dalla fine Ottocento. Allora, per entrare nel merito, io volevo dire fare una considerazione sullo scudo identitario e appunto sull'aspetto di, insomma, di la paura, la paura di perdere non solo l'evocazione, ma proprio un tessuto sociale di connessione identitario che la propaganda protestante poteva invece minare nella comunità italiana di immigrazione, come se una sorta di assedio. E a proposito, volevo ricordarvi le osservazioni, lo dico a Castagna direttamente, sul suo lavoro complessivo, molto acute che faceva De Luca, non so se vi ricordate, sulla pietà a proposito proprio del legame dell'immigrazione americana con il contesto italiano, che soprattutto Romana Guarnieri nel bollettino Mariano che raccoglieva tutto uno spunti interessantissimi del lavoro più complessivo sulla pietà, ed era proprio riferimento ai santuari, ai culti, a come l'identità e la memoria del migrato meridionale in America si passava attraverso il ricordo non dell'Italia, non del paese, ma del santuario del suo paese. E ci sono osservazioni interessantissime su questo momento di passaggio fondamentale tra una modernizzazione che loro erano costretti a subire, non avevano gli strumenti per capirlo, e come questo veniva filtrato attraverso questa dimensione molto, insomma, se vogliamo, arcaica, comunque di culti molto popolari e fungevano da cuscinetto. No, ve lo dico, non c'entra con questo lavoro che fate più sulle fonti diplomatiche o comunque della delegazione apostolica, però sono molto interessanti come sfondo culturale e anche teologico. Poi io volevo dire un'altra osservazione relativa alla Prima Guerra Mondiale, perché lì c'è non solo il primo impatto, come sappiamo, e quindi si apre, come diceva bene nell'introduzione, ottenendo tre punti fondamentali Paolo Zanini, ma c'è qualcosa di più anche qui, ed è questo con questa inizio, solo l'inizio però secondo me, solo con la seconda che avviene, l'inizio di questa spaccatura, di questo comunque diciamo andamento parallelo tra le modificazioni che avvengono nella Santa Sede, nelle vie diplomatiche europee, che poi vedremo nella relazione successiva, avranno uno spostamento dall'Austria alla Germania, e quindi come la Santa Sede modifica il suo atteggiamento rispetto a modernità, comunismo, colonizzazione riguardo all'Europa, e invece tutto quello che avviene nel mondo americano. Io penso che anche negli studi, quindi sono molto contenta se potrò approfondire meglio quelli di Castagna, che non conosco per colpa mia, quelli anche precedenti del Mulino, cioè per capire bene come avviene, cioè quello che lui ha chiamato concorrenzialità, no? Perché lì, siccome sostengo che in ogni campo lì è il punto di svolta, qui è un pochino più lento, perché è un approccio che perché è una realtà che ancora non si conosce, se non appunto attraverso l'immigrazione o quello che poi avverrà però solo con Ratti, appunto questo interesse anche sociale, e poi soprattutto quando Roosevelt capisce che ha bisogno di un rapporto con i cattolici e così. Quindi questo per quanto riguarda la Prima Guerra. Invece, quando invece arriviamo al tema che è, diciamo, poi l'asse importante, secondo me, di tutti questi cambiamenti che dopo la Prima Guerra Mondiale diventano gli anni 30, e lì c'è, sì, c'è questo discorso di Mussolini, ma c'è come una sorta di, come di prodromi di questo anticomunismo che poi vedremo nel famoso prete cattolico, insomma, nella propaganda radiofonica di Corwin. Cioè lì si avvia quella che poi diventerà la questione su cui voglio chiudere, perché queste cose poi magari le riprendiamo anche nelle altre relazioni, e cioè di come, e questo è un po' lo scenario di approdo che penso sia la cosa forse più nuova dell'apertura archivistica, che dovremmo indagare da tanti punti di vista, quindi questo lavoro di Castagna è un po' centrale nell'arrivare a quello, e cioè l'utilizzo
del modello americano nel senso critico che farà Pio XII nella sua scelta atlantista e però di rilancio delle radici cristiane europee. Cioè lì c'è un problema molto, molto interessante, molto poco studiato, se non in termini così generali, cioè anche generici, diciamo. Cioè questa scelta di sostituire nelle macerie generali della guerra, sostituire una leadership addirittura mondiale che viene meno, se non che esiste solo in America, e che viene assunta da Pio XII come vicario, come supplenza di una solida leadership laica che possa orientare il disorientamento globale, no? Che di lì a pochi mesi porterà poi alla divisione in due blocchi, ma in quei momenti lì c'è come un passaggio tra la scelta occidentale decisa, che potenzierà molto anche, che aiuterà moltissimo nella guerra fredda, quindi questa visione senza dubbi e da protagonista della Chiesa nel fronte atlantista, ma insieme però l'inizio della critica. E quindi mi ricordo anche qui, ve lo dico da una generazione precedente alla vostra, gli studi, che adesso sembrano banali, ma pionieristici, che fece Scopola su questo, cioè nel vedere come la critica, per esempio, all'anticonsumismo della Chiesa, no? A queste radici intransigenti, di ricordare, che poi sono la cultura della critica alla dimensione borghese, capitalista, protestante, quindi, e che non intaccavano l'adesione della Chiesa, per carità, alla scelta atlantica e alla scelta di campo verso il comunismo, ma cominciavano a introdurre questa critica, anche con pretese, come sappiamo, di Pio XII di essere quello che avrebbe interpretato il modello davvero equidistante o comunque vestito di questo carisma che suppliva la carenza di altre forme di leadership che venivano, insomma, uscivano molto ammaccate dal secondo conflitto, e soprattutto in Europa. Ecco, io mi fermo qui perché, insomma, vivo con molta angoscia questa cosa del tempo, perché le cose sono tantissime, ma ci torniamo ancora su, perché poi i temi si intrecciano molto, e questo è poi uno dei più consistenti, diciamo. Ecco, quindi vi do un po' di suggerimenti di storiografie passate, ma che possono arricchire molto anche questa lettura, perché io ricordo che sempre nei primi approcci archivistici, ne parlavo anche con Fogarty di questo, è molto importante leggere i documenti di un fondo nuovo così ricco come quello che si apre adesso. Adesso io dico, perché secondo me fino adesso col Covid non si è potuto fare un lavoro vero ancora, farlo con categorie che non sono quelle, comunque, che non è solo l'occhio archivistico, insomma, andare, come ci dicevano i nostri maestri, in archivio, ponendo le domande all'archivio, non subendo il documento che ci arriva. Ecco. Quindi avere sempre l'occhio anche sulle storiografie precedenti, su storici che hanno, non avevano conosciuto questi documenti, ma che ci pongono delle domande che noi possiamo rendere fertili e molto produttive nella ricerca e nell'analisi. Bene, siamo. Grazie Emma, io darei la parola a Francesco per la sua relazione sulla Germania di Weimar. Sì, buongiorno a tutti. Appunto io passo a dire due cose sul contesto tedesco, nello specifico sulla Germania degli anni di Weimar, dunque fra la fine della guerra e l'avvento al potere del Partito Nazionalsocialista. Cerco di esporre telegraficamente i punti salienti di una ricerca che ancora deve essere completata con l'esame della documentazione d'archivio, però appunto cerco di lasciare alcuni primi spunti e suggestioni che emergono da quanto fatto fino ad ora. E l'obiettivo del mio paper era quello di investigare l'atteggiamento della rivista gesuita tedesca Stimme der Zeit, precedentemente nota come Stimme aus Maria Lach, nei confronti del protestantesimo, del mondo protestante, sia tedesco che non. E di indagare, quindi di ricercare per questa via, di capire quali erano i tratti dell'antiprotestantesimo
della rivista e dunque poi della provincia tedesca della Compagnia di Gesù, dal momento che la rivista era organo ufficiale della detta provincia. Da questo punto di vista mi sono collocato in un quadro storiografico molto scarno, dal momento che il tema dell'antiprotestantesimo in Germania è stato molto, molto meno investigato rispetto a quello dell'anticattolicesimo o, come più si usa dire appunto nella storiografia tedesca, anti-ultramontanismo. Dall'analisi dei fascicoli, delle Stimmen per il periodo indicato, emerge soprattutto un interesse verso il protestantesimo in relazione a due ordini di questioni. Da un lato il problema della coabitazione con la maggioranza protestante all'interno del nuovo ordine democratico di Weimar e dall'altro invece l'interesse dei gesuiti tedeschi per i primi passi del movimento ecumenico internazionale nel corso degli anni venti. Due parole su ciascuna di queste questioni. Per quanto riguarda il lato interno, diciamo così, quindi la questione della coabitazione con la maggioranza evangelica, si nota un tentativo interessante da parte di un padre gesuita che più degli altri si occupa di protestantesimo, il padre Matthias Reichmann, collaboratore della rivista fin da inizio Novecento, il tentativo di instaurare un dialogo con la controparte, di fissare delle condizioni affinché il Burgfrieden, cioè l'atteggiamento di unità nazionale, quindi di assenza di conflitti macroscopici fra cattolicesimo e protestantesimo che si è avuto durante gli anni di guerra, possa proseguire nel contesto post-bellico. È un tentativo di dialogo che viene instaurato fin dagli anni della guerra, fin dal 1915, e che poi prosegue nel 18, nel 19 e successivamente, in un contesto certo radicalmente modificato. E diciamo però, è molto chiaro nei testi di Reichmann che questo dialogo è un dialogo che comunque non ammette equiparazioni. Si può dialogare con i protestanti, ma certamente è un dialogo che non si colloca su un piano di parità, perché la Chiesa cattolica non è sullo stesso livello delle chiese evangeliche. Questo è detto in maniera molto chiara. Si può parlare di una tolleranza civile, appunto, di una ricerca di instaurare una modalità di convivenza vantaggiosa per ambe le parti nel nuovo ordine democratico di Weimar, ma certamente non si può parlare di una tolleranza dogmatica. L'errore rimane errore e come tale deve essere stigmatizzato. Questo viene detto con toni piuttosto, diciamo così, pacati, ma il messaggio è molto chiaro. Emerge nella rappresentazione di Reichmann una sorta di duplice ruolo che viene attribuito ai protestanti tedeschi. Da un lato essi servono ovviamente come alleati in chiave antirivoluzionaria e antimaterialista. Siamo nel contesto di Weimar, la SPD certamente non assume i contorni di un partito, diciamo così, in stile sovietico, però abbiamo alle spalle una rivoluzione che comunque sia rappresenta uno shock anche per la Chiesa Cattolica, più per le chiese evangeliche, ma anche per la Chiesa Cattolica, e comunque si parla di un partito di ispirazione socialista. E dall'altro c'è lo spettro del bolscevismo sovietico, che soprattutto a fine anni 20 spaventerà la Chiesa Cattolica tedesca, ma certamente il timore è forte anche durante i primi anni di Weimar. Quindi da un lato i protestanti servono come alleati in chiave antimaterialista, dall'altro però essi rimangono dei competitor all'interno di una competizione fra confessioni religiose che Reichmann cerca di affrescare, di fissare appunto delle condizioni perché questa competizione possa esplicarsi e entrambe le confessioni sarebbero chiamate di fatto a contribuire al rinnovamento religioso e morale della nazione nel dopoguerra. La mia ipotesi, che deve essere verificata però sulle fonti archivistiche, in primis nell'Archivum Romanum Societatis Jesu, è che Reichmann abbia l'idea che da questa competizione possa uscire vincente il cattolicesimo nel contesto di Weimar,
perché di fatto il contesto culturale nel dopoguerra è radicalmente mutato in Germania rispetto al passato, e il cattolicesimo ora si sente in una posizione più favorevole rispetto a prima, più favorevole anche appunto nei confronti del mondo protestante. Non c'è, come in altri contesti, il timore di un'espansione del protestantesimo ai danni del cattolicesimo, come si può avere ad esempio in paesi cattolici, qui esattamente il contrario, tant'è che un gesuita delle Stimmen, Erich Pzivara, teologo, arriverà a coniare l'espressione Sieg Katholizismus, cioè cattolicesimo della vittoria, appunto per definire questo clima culturale. Venendo al secondo punto, cioè l'atteggiamento verso il movimento ecumenico internazionale, questione importante per ragionare di antiprotestantesimo, come sapete questo movimento negli anni 20 si articola soprattutto nelle due correnti del movimento Faith and Order e Life and Work, che ha per principale esponente il vescovo di Uppsala, Nathan Söderblom. Le Stimmen in generale manifestano un forte scetticismo nei confronti di questo movimento. Non è disinteresse loro, c'è un interesse, però si dubita della possibilità che la riunificazione delle confessioni cristiane, delle chiese cristiane, possa avvenire per iniziativa del protestantesimo, e ciò per la natura stessa del protestantesimo, il suo essere informato al soggettivismo luterano. O meglio, per la Chiesa cattolica, cioè per i gesuiti dunque, è fondamentale per la riunificazione l'unità teorica, l'unità dottrinale e la chiarezza teorica, e questa non può venire dalle chiese protestanti. Il protestantesimo è il problema da questo punto di vista, e la soluzione deve venire invece dalla Chiesa cattolica. È esplicita, chiara, evidente la prospettiva unionista che informa le pagine delle Stimme der Zeit in tutti i contributi rivolti alla trattazione del protestantesimo. La stessa posizione unionista, quindi l'idea della necessità del ritorno dei non cattolici alla Chiesa cattolica, la stessa posizione che si ravvisa nell'enciclica Mortalium Animos di Pio XI dell'inizio del 28, che rafforza un precedente decreto del Sant'Uffizio del 1919, quindi con Benedetto XV, che vietava ai cattolici la partecipazione agli incontri del movimento ecumenico. Quindi atteggiamento di forte chiusura che Reichmann, che appunto si interessa anche del movimento ecumenico internazionale, dopo la pubblicazione dell'enciclica, riconosce come proprio, cioè nell'enciclica lui vede una conferma del proprio punto di vista. In questo quadro però si ha un'eccezione significativa, per certi versi eccezione, che è quella del padre Max Pribilla, più giovane di Reichmann, nato da un matrimonio confessionalmente misto e quindi particolarmente sensibile alla tematica ecumenica, e Pribilla soprattutto nella seconda metà degli anni 20 cerca di salvare alcuni elementi del movimento ecumenico, in primis l'idea di una collaborazione amichevole fra cattolici e protestanti che è immediatamente realizzabile anche in chiave antimaterialista. L'unione fra le chiese è una cosa che è rimandata al futuro, ma la collaborazione pratica è immediatamente realizzabile e può preparare la futura unione nella fede. Certo, un'unione anche in Pribilla che è chiaramente intesa come il ritorno degli evangelici alla Chiesa cattolica. Volendo appunto in estrema sintesi dire due parole conclusive, si può notare quindi come le Stimmen non fossero assolutamente immuni all'antiprotestantesimo, quale tratto della mentalità cattolica fra 8 e il 900, e tale antiprotestantesimo però non si estrinsecava in maniera virulenta. Ad ogni modo però traspare in maniera chiara dai contributi delle Stimmen la diffidenza, la concezione radicalmente negativa del protestantesimo come sistema, ripeto, come religione, come dottrina. Con i protestanti si dialoga, ma il protestantesimo va rifiutato. L'idea è sempre quella di ricercare il ritorno degli evangelici. E questo antiprotestantesimo deve essere letto anche come un tratto costitutivo della prospettiva alla base, diciamo, un tratto alla base della prospettiva unionista che, diciamo, costituisce il prisma attraverso cui le Stimmen, i gesuiti delle Stimmen, analizzano tutti gli eventi del movimento ecumenico nel corso degli anni venti. La soluzione, ripeto, nella loro prospettiva, la soluzione all'unità deve venire da Roma, e in generale, malgrado un atteggiamento, diciamo così, aperto e interessato a questi sviluppi sul piano internazionale, la posizione di fondo è quella di un forte scetticismo. Spero di essere stato nei tempi, vi ringrazio e cedo la parola. Grazie Francesco, io darei la parola al discussant.
dice bene, dice molto bene. No, Emma non si sente. Non riesco a sentirla. Mi sentite? Sì, adesso sì. Va bene così? Allora, sì, siamo di fronte a una vera e propria rivincita del cattolicesimo tedesco, che passa dall'opposizione al governo. Il cattolicesimo tedesco ha vissuto una situazione di mortificazione come nessun apostolo in Europa, e c'è il Kulturkampf, che come socialisti ha messo fuori legge. Fuori legge sul piano politico, elettorale e vivendo a livelli molto più alti il nostro non expedit, ma anche sul piano culturale, teologico, morale del paese. Questa situazione tedesca che io insomma, mi ha appassionato per tanto tempo, anche perché non è solo un modello, cioè non è solo un caso interessante del rapporto con i protestanti, di rivincita politica, di affermazione nazionale anche di questa emarginazione che c'era stata, ma per me assurge proprio un modello di quelli che sono i punti fondamentali di tanti altri situazioni, altri tanti cattolicesimi nazionali, per quanto riguarda proprio la svolta della prima guerra, che dicevo all'inizio, su due o tre aspetti fondamentali. Cioè, il primo è quello del rapporto con la propria nazione. Quindi da questa estraneità o conflitto si passa a una vera e propria quasi identificazione. Il nazionalismo che tanto Benedetto XV temeva, giustamente, e che fa vedere i cattolicesimi nazionali l'un contro l'altro armati per la prima volta dopo un universalismo che li aveva tenuti insieme, che era transnazionale. E questa è una cosa che sarà molto importante, perché è una cosa più moderna e più, diciamo, più laica, che li avvicina, appunto, li diventa davvero competitivo con i protestanti, pur essendo grande minoranza, per esempio, in Germania. Questo e altri aspetti che adesso però ci porterebbero un po' troppo fuori. Rimaniamo a quello tedesco, senza parlare anche degli aspetti generali. Giusto per dirvene un altro, ve lo dicevo anche questo all'inizio, si sposta, passa da lì l'interesse diplomatico della Santa Sede. Monaco prima e Berlino poi sostituiranno quello che è stato fino adesso Vienna, quindi l'interesse diretto di un paese, di un impero cattolico, passa invece a quello protestante, che è molto interessante come approccio. E questo si vedrà con Versailles. Mi sentite? Perché qui io ho delle cose strane. E sarà significativo anche di questo. Dunque, diceva Venetacchi, non c'è più collegamento, io non capisco. No, si sente bene. Vedete, non vedo niente. Si sente bene. Aspetta, ecco, adesso vi vedo anche. Va bene, procediamo. Questa rivincita, che significa poi la partecipazione politica a molti governi fin dall'inizio decisivo nelle coalizioni dei governi di Weimar, e alla fine contribuire al passaggio finale, che invece sarà quello a Hitler, al dominio della, cioè alla scelta dei governi presidenziali di Brüning, ecco, sarà appoggiato dalla Santa Sede con questo spirito. Pensiamo, per esempio, a una cosa che non si sa mai, ma che è molto indicativa, la dico come esempio di tutto, come metodo fatto nel metonimico, che uno come Pacelli, nunzio lì, come sappiamo sia a Monaco poi a Berlino, di radici conservatrici, che aveva le amicizie più affidabili, che lo coinvolgevano di più a Monaco, in Baviera, nella nobiltà bavarese, che sollecitava le truppe nazionaliste separatiste quasi bavaresi, avrà grande simpatia e contatti con Ebert e appoggerà le scelte di un'alleanza con l'SPD, e dirà al Zentrum di non avere tanta di essere molto aperto su questo, perché
capiva che anche la Costituzione aperta, che apriva il divorzio, poteva essere, cioè era la condizione per una sopravvivenza e per una, diciamo, una partecipazione del cattolicesimo politico e culturale tedesco finalmente per farlo uscire dalla sua minorità. E d'altronde il Centrum sarà il modello per Sturzo, sarà il modello per De Gasperi, il partito del Centrum è il partito più antico della storia del cattolicesimo mondiale, il partito cattolico più antico, nasce nel 1870, quindi questi lavori di Tacchi sarebbero anche molto interessanti se partissero anche prima. E comunque l'osservatorio di Stima del Zeit è una cosa interessantissima, interessantissima, e arrivo a finire su... su questi punti che diceva lui, e cioè la riforma liturgica di Guardini, la critica alla modernità di Guardini, si intrecciano molto con le diffidenze che diceva Tacchi bene per quanto riguarda l'ecumenismo. Si apre ai protestanti, si sappia però che la verità sta sempre lì, e questo riporta un tema di identità teologica che non è banale e che attraversa queste varie complicatezze. Guardini è il punto di osservazione per tutto questo ragionamento sui cattolici tedeschi, perché la critica alla modernità che fa Guardini, che infatti sarà poi un autore molto amato ovviamente dallo stesso Bergoglio, ma anche da Wojtyła insieme a Max Scheler, no? Cioè il fatto che la sua critica alla modernità parte da una ripresa spirituale e quindi si mette in concorrenza sul piano interiore con la modernizzazione dei protestanti. I protestanti sono più moderni, sono stati quelli che hanno appoggiato l'impero guglielmino sul piano dello sviluppo tecnico-scientifico, i cattolici sempre arrivati, sempre parasuperstiziosi, però invece devono fare un salto di competizione nel merito teologico, nel merito della critica alla modernità. Vedete il discorso che facevo prima sulla critica alla modernità americana. Qui è fatto nel cuore della propria... del pensiero più puro della mia Europa. E Guardini ve lo segnalo come un punto di svolta di questo, con la riforma liturgica e il rapporto con i giovani, ad esempio, no? Se pensiamo ai gesuiti, i quaderni di Quibbock sono quelli su cui. E allora trovo, ecco, per finire su questo, trovo che la ritrovata identità dei cattolicesimi nazionali, cioè di ergersi come interlocutori fondamentali nella nazione, cioè, i cattolici si candidano a essere i protagonisti, come saranno poi dal dopoguerra, ad essere non marginali, non isolati e addirittura perseguitati come la stata in Germania, ma loro passano al governo stesso. Un ultimissimo appunto intelligente, interessante su questa critica sempre interna al protestantesimo, che diventa quella che Tacchi chiamava il soggettivismo, no? Allora, i cattolici sono travolti da quel vitalismo prebellico, no? Questa spinta vitale dell'Erlebnis, che ritorna a quella che porta alla guerra, per cui anche i cattolici, anche i socialisti, le donne, dicono, tradizionalmente tutti i pacifisti dicono no, lì la guerra può essere una catarsi che ci riporta ai principi spirituali, no? Vi ricordate il contributo culturale, morale dei cattolici in tutte le nazioni che vogliono, cioè, che si interrogano su come partecipare, da che parte e se partecipare alla guerra, noi ci arriviamo dopo, anche per tutte queste resistenze, invece vengono travolti da questa spinta vitalistico-futurista, no? Ecco, tutta questa ritorna negli anni 20 come grande rivalorizzazione della dimensione della libertà, della soggettività, che poi verrà tarpata subito all'inizio degli anni 20 da noi e poi all'inizio degli anni 30 in Germania dai totalitarismi reciproci, ma questa scoperta della libertà e anche dell'inconscio, se ci pensate, sono gli anni in cui Freud comincia a diventare nell'arte, nella letteratura, qualcosa che esce dalle semplici terapie psichiatriche e sdogana questa dimensione dell'interiorità, è un'altra cosa che coinvolge questo tema del rapporto teologico interiore della modernità tra cattolici e protestanti. Vabbè, andrei avanti all'infinito, perché come sapete è un tema che a me questo mi appassiona moltissimo, ma invece mi fermo e ci ritorneremo su. Però per farvi capire come, secondo me,
questo laboratorio che sembra particolare, perché lì sono una minoranza nella minoranza, e però invece apre delle strade che saranno, infatti poi a caso, sono molto simili all'Italia, no? Come è tutta la storia tedesca, per cui i cattolici lì come qua, pensate alla Merkel addirittura, al secondo dopoguerra, come i cattolici avviano questa gestione di corresponsabilizzazione nazionale nel governo dei rispettivi paesi, e come questa se comincia lì negli anni 20, e diciamolo lì pure il laboratorio dell'anticomunismo più puro, perché proprio la paura, vi ricordate di Pacelli, le fucilate dei tedeschi e dei bolscevichi nella rivoluzione dei consigli. Quindi c'è, cioè, proprio un laboratorio di questa apertura e di modernizzazione in cui i cattolici si tardivamente si mettono in tutte le pienamente, insomma. Ecco, mi fermo. Io ringrazio Emma Fattorini e per queste acute considerazioni, e do la parola a Sant'Elesti, che ci porterà su un aspetto dall'Europa, ci riporterà a un aspetto extraeuropeo e alle politiche missionarie della Santa Sede. Raccomando ancora una volta tutti i tempi, perché siamo già oltre la metà del tempo che ci è stato dato e bisognerebbe riuscire a lasciare anche un po' di tempo per il dibattito finale, quindi faccio un appello a tutti per restare rigorosamente nei tempi. Prego, Sante. Grazie Paolo, sarò rapidissimo, promesso, anche perché tanto in 10 minuti non si può raccontare tutto il paper, quindi si può essere telegrafici. Grazie anche da parte mia, naturalmente, non solo agli organizzatori, ma anche alla nostra discussant e a Paolo che ci ha messi insieme per diciamo questo panel. Io approfitterei di questi 10 minuti scarsi per due cose essenzialmente. Una, per presentare il quadro generale, la cornice in cui si inseriscono questi primissimi risultati, diciamo, sull'antiprotestantesimo missionario tra la fine degli anni 10 e i primi anni 20, cui ho dedicato il paper. Il paper è come se fosse una specie di contesto dei primissimi risultati della prima parte di una ricerca più generale, quindi siamo davvero all'inizio. Il progetto più generale è quello, per dirla in sintesi, di incrociare storia dell'antiprotestantesimo e storia delle missioni cattoliche. Potremmo dirlo così, cioè l'idea di studiare i condizionamenti esercitati dall'antiprotestantesimo nella storia delle missioni e viceversa. E viceversa, con l'idea, con il progetto di contribuire a rinnovare tanto un contesto storiografico che l'altro, e più in generale, insomma, la storia del cattolicesimo globale in questi anni. Il progetto merita una parola di giustificazione, nel senso che perché penso che sia possibile intrecciare queste due storie? Perché possiamo presupporre, perlomeno come ipotesi, che si condizionino? Molto genericamente, per questo è il mio punto di partenza, semplicemente perché se stiliamo un'agenda, della Santa Sede negli anni che vanno, nei nostri anni, negli anni del progetto più generale, gli anni, che vanno dalla Prima Guerra Mondiale alla fine del pontificato di Pio XII, credo che la storiografia abbia mostrato, stia cominciando a mostrare in altri casi, che tanto l'antiprotestantesimo quanto le missioni sono naturalmente una priorità. Nel paper ho detto che erano due top priorities per echeggiare il lessico della politica internazionale, e credo che lo sappiamo perfettamente per quanto riguarda le missioni cattoliche, sia per gli studi della storiografia internazionale, delle predizioni di Claude Prudhomme, ma anche per cose che sappiamo per la storiografia italiana, anche gli studi, per dire, più risalenti di Trinchese, eccetera. Quindi è un fatto che possiamo, punto di partenza certo. Sulla storia dell'antiprotestantesimo, in realtà abbiamo contributi per questi anni più frammentari, ma gli stessi studi di Paolo, che oggi ci ha coordinato, ci fanno andare in questa direzione. Quindi questa è la ragione per cui penso che si possa presupporre un progetto del genere. E quali sono gli obiettivi? Che cosa spero di poter scoprire? Da una parte, quella che potremmo chiamare l'altra metà dell'antiprotestantesimo globale in questi anni, perché, come Paolo ha detto, abbiamo alcuni studi di caso nazionali e conosciamo una serie di attori o di reti che
sono, diciamo, naturalmente, che vanno a scendere secondo la Costituzione della Chiesa Cattolica, al Papato, alla Segreteria di Stato e in genere appunto alla Congregazione del Concilio, diciamo a chi si occupa della Chiesa istituzionalizzata. E qui, diciamo, l'altra metà sarebbe naturalmente la Chiesa missionaria, che anch'essa ha il suo centro a Roma, però ha altre congregazioni, altri canali di rifrazione, altre reti, eccetera. Quindi l'idea è di coprire, diciamo così, nuovi attori, nuove reti e possibilmente nuove strategie, perché l'antiprotestantismo missionario, questa è sempre un'ipotesi, credo che abbia una dimensione religiosa più, diciamo, spiccata rispetto a quello europeo, che sappiamo benissimo ha, posso dire, una dimensione ideologica e politica prevalente fin dalla costituzione della cultura intransigente nel tra 7 e 800. Ed è anche per me questo intreccio un modo, questo però più sul lungo periodo, di cominciare a entrare nella storia delle missioni nell'età della decolonizzazione. Questo perché ormai abbiamo una letteratura ampia e solida e molto affascinante sulle relazioni tra progetti coloniali e progetti missionari nei grandi imperi europei, mentre credo che non abbiamo ancora cominciato a studiare sistematicamente la storia, appunto, diciamo, della decolonizzazione religiosa, dei suoi intrecci con la decolonizzazione politica, e penso che sia una storia molto affascinante. Questo è il contesto generale. Telegraficamente, che cosa penso di aver fatto finora in questi primissimi sondaggi archivistici, soprattutto nell'archivio della Congregazione Propaganda Fide? Essenzialmente una cosa, diciamo una piccola scoperta, minima, però credo molto promettente per il quadro generale. In sintesi, perché penso che si possa sintetizzare, diciamo, in una tesi sintetica, il fatto che l'antiprotestantesimo non soltanto condiziona la storia delle missioni cattoliche in questi primi anni, ma che costituisce la ragione prima, in qualche modo, dell'enorme rilancio e del processo di riforma delle missioni cattoliche in questi anni. Un processo enorme che caratterizza sicuramente, diciamo, uno dei grandi temi della storia della Chiesa Cattolica dopo la Prima Guerra Mondiale. Lo sapevamo già perché la Maximum Illud, Benedetto XV sono stati studiati, però per il momento erano stati studiati come una reazione ai disastri della Prima Guerra Mondiale. La Grande Guerra distrugge le missioni, ma non sto entrando nel tema, vanno ricostruite e rilanciate su basi nuove, con un aggiornamento anche teologico e scientifico, potremmo dire, e diciamo, credo di aver, diciamo, dimostrato, ora non posso entrare nel dettaglio del paper, che invece l'antiprotestantesimo è la ragione in qualche modo principale. Se noi leggiamo i documenti, ora in questo tempo non posso entrare nei dettagli, ma ci tengo a leggere almeno 5 righe, perché ci danno l'idea della sintassi dei documenti della Congregazione Propaganda Fide, e ci fanno capire perché si può sostenere che non soltanto l'antiprotestantesimo sia un elemento, ma che sia l'elemento principale. Noi sono queste 5 righe tratte dalla prima grande relazione che la congregazione stila per riformare Propaganda Fide. E dopo una lunga indagine dettagliatissima dei protestanti, diciamo, in giro per le missioni nel mondo, conclude: occorre quindi non porre tempo in mezzo, non perdere tempo. E prima che i protestanti, con i potenti mezzi di cui dispongono, abbiano infiltrato più profondamente il veleno dell'eresia, studiare i mezzi per contrapporre propaganda a propaganda, opere ad opere, istituzioni ad istituzioni, e stimolare più vigorosamente l'apatia di tutti i cattolici che diano il loro obolo alla santa battaglia, e togliere di mezzo gli impedimenti che potrebbero nuocere al loro scopo. Se noi studiamo appunto la sintassi della costruzione di questa relazione, ci accorgiamo che la distruzione materiale delle missioni nel primo dopoguerra è il contesto generale, ma ciò che rende necessario e urgente inaugurare questo grande processo di riforma in quel momento, senza perdere tempo, è la minaccia protestante. Questo, diciamo, mi sembra che sia emerso, ripeto, una scoperta minima, ma penso estremamente promettente per gli anni successivi. Dico soltanto, perché poi posso anche, diciamo, avermi la conclusione, altre due cose, cioè questo per quanto riguarda in qualche modo il centro assoluto di questa rete, cioè Propaganda Fide, ma se noi studiamo la corrispondenza, intanto altra corrispondenza romana, e nel paper c'è anche un accenno, l'altra nuova congregazione missionaria romana, cioè la Congregazione per le Chiese Orientali, è altrettanto preoccupata. Lì c'è un nesso grammaticale altrettanto evidente, perché dopo aver enunciato appunto la diffusione globale del protestantesimo, c'era uno splendido "per questo" che ci fa capire appunto che l'antiprotestantesimo era la ragione per la quale intraprendere questo processo. Ma anche gli interlocutori in questi anni,
dei progetti vaticani, interlocutori americani, ho diciamo, scoperto che il paper si intrecciava molto con quello di Luca Castagna quando li abbiamo fatti, e sono stato molto contento per questo, ma non soltanto gli interlocutori statunitensi, anche i vescovi missionari su scala globale, sono i vescovi, diciamo, quelli che finora ho potuto recuperare la corrispondenza, operano in contesti diversissimi, la Cina settentrionale, la Corea, l'Indocina francese, sono tutti vescovi europei, e questo vorrei sottolinearlo, cioè i vescovi missionari, il vescovo di Chinle è europeo, e questa specie di rete europea distribuita nel mondo, tutto sommato, sembra mostrare la stessa gerarchia di priorità delle congregazioni romane. Naturalmente da Roma partono poi con altro peso le politiche, però mi sembra che appunto quelle politiche possono essere comprese all'interno di una rete più generale. Mi fermo qui, se non appunto accennando che poi nel paper c'è anche qualcos'altro che ha a che fare sul modo in cui l'antiprotestantesimo condiziona la costruzione delle identità cattoliche, perché ad esempio l'antiprotestantesimo è uno specchio attraverso il quale osservare ad esempio la rivalità, per certi versi l'odio in alcuni casi, che c'è fra cattolici europei e cattolici americani, fra vescovi missionari europei e vescovi americani. Cioè, un vescovo francese che sta in Africa che dice io non mi dio affatto la ricchezza e il lusso dei vescovi cattolici americani, che anzi fanno quasi, diciamo, gettano un'ombra di protestantesimo sulla Chiesa cattolica, basta appunto che ci lasciano, diciamo, campare senza sottrarci i soldi delle missioni a fare il nostro oscuro lavoro, diciamo, nell'Africa profonda. Quindi è anche l'antiprotestantesimo uno specchio per studiare la costruzione di identità dentro il mondo cattolico. Però mi fermo qui perché così diciamo, abbiamo, penso, un po' più di tempo per sentire le reazioni della discussant e di tutti gli altri. Grazie. Grazie, Santi. Allora, manca mezz'ora alla fine. Come vogliamo fare? Procediamo in questo modo alternato o vogliamo sentire prima le relazioni? Ma tu cosa suggerisci? Ancora tre, non due. Non si sente, scusami. Vi sentite? Adesso sì. Sì. Adesso non ho tempo di andare a vedere, non fare l'audio, insomma, basta che sentite un po', sentite. No, io penso che possiamo finirle tutte e poi fare una discussione generale a questo punto. Perché no, non facciamo il tempo. È questo. Allora darei la parola a Donato Di Sanzo sul caso dell'impero britannico, raccomandando anche a lui di stare assolutamente nei tempi, se riesce un po' sotto i 10 minuti. Allora, grazie. Intanto io mi unisco ai ringraziamenti di Paolo, agli organizzatori, alla professoressa Fattorini per l'opportunità. Quello che vado a presentare oggi, cercando appunto di stare nei 10 minuti che mi sono concessi, è il caso che riguarda una categorizzazione che ho cercato di fare rispetto all'attività antiprotestante del cattolicesimo, del Vaticano, della Santa Sede nel contesto britannico e in particolare rispetto all'attività antiprotestante di un personaggio che è Monsignor Pascal Robinson, che, come diceva Paolo Zanini nella sua introduzione, tra gli anni 20 e 30 del Novecento è di fatto una delle figure, uno dei diplomatici vaticani più influenti in Santa Sede, se non altro è uno dei maggiori conoscitori delle questioni che agitano i rapporti al centro della diplomazia vaticana. La categorizzazione che ho provato a tirar fuori dalla ricerca che ho condotto sulla figura di Pascal Robinson e sull'antiprotestantesimo nel contesto anglosassone, nel contesto britannico, è quella del cosiddetto antiprotestantesimo difensivo. L'idea alla base di questa categorizzazione è quella che l'attività antiprotestante della Santa Sede nel contesto britannico, dove per contesto britannico ho inteso riferirmi non solo a tutto ciò che si agitava appunto oltre Manica, ma a tutto ciò che riguarda le questioni proprie della gestione dell'impero britannico, dicevo,
l'antiprotestantesimo difensivo, l'idea alla base di questa categorizzazione è che l'obiettivo dell'attività antiprotestante della Santa Sede non fosse tanto limitare ovviamente il proselitismo protestante in un contesto a netta maggioranza protestante e in alcuni casi in un contesto contraddistinto da tendenze antiromane, anticattoliche, ma l'interesse della Santa Sede fosse quello appunto di tutelare l'organizzazione ecclesiastica nei paesi sottoposti all'autorità britannica nel mondo, nei contesti sottoposti all'autorità britannica nel mondo, e di tutelare i diritti dei cattolici. Questo interesse, categorizzato appunto attraverso questa definizione forse anche un po' forzata di antiprotestantesimo difensivo, è fortemente in relazione negli anni 20 e 30 del Novecento con un'ulteriore necessità della Santa Sede nelle relazioni anglo-vaticane, che è quella di strutturare un rapporto in grado di giungere con il passare del tempo alla sedimentazione di una relazione ufficiale, di una relazione diplomatica ufficiale, fino allo scambio delle effettive rappresentanze diplomatiche tra Santa Sede e Londra. Nell'interesse della Santa Sede vi è anche, col passare degli anni, nei due decenni 20 e 30 del Novecento, vi è anche l'interesse da parte della Santa Sede e nello specifico da parte di Pio XI di sedimentare delle relazioni diplomatiche ufficiali con paesi come appunto il Regno Unito, con diplomazie che in un certo senso possano segnalare anche un cambiamento di posizione nello scenario internazionale da parte del papato di Pio XI, soprattutto dopo i primi anni 30, quando appunto il pontefice è, per citare una definizione cara alla professoressa Fattorini, il pontefice è un papa sempre più isolato nello scenario internazionale, e in effetti nella fase finale del pontificato si giunge anche a consumare passaggi importanti per lo stabilirsi di una relazione diplomatica ufficiale tra Santa Sede e Regno Unito. Ora io vado veloce per stare nei tempi. I contenuti del paper non sono tanto riferiti alla vicenda biografica che riguarda Monsignor Pascal Robinson, che pure è importante proprio per la statura del personaggio e soprattutto per l'oggetto della sua attività diplomatica, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali. Ho nel paper cercato di giustificare la categorizzazione iniziale dell'antiprotestantesimo difensivo citando tre casi specifici dell'attività di Monsignor Pascal Robinson fra gli anni 20 e 30 del Novecento, che appunto riconducono a comprendere come la diplomazia vaticana abbia agito nell'assecondare sia la cura degli interessi dei cattolici in determinati contesti, sia l'interesse internazionale in termini di relazioni internazionali che la Santa Sede aveva maturato nel rapporto con il Regno Unito. I tre casi specifici sono quello dell'attività di Pascal Robinson nel contesto dei luoghi santi. All'inizio degli anni 20 viene nominato visitatore apostolico nei luoghi santi, ed è una nomina particolarmente apprezzata dalla diplomazia britannica perché controbilancia l'attività antibritannica di un personaggio importante, in particolare come Monsignor Luigi Barlassina nel contesto medio orientale, ma è in questo contesto che appunto si segnala la prima iniziativa dichiaratamente, esplicitamente antiprotestante di Pascal Robinson, che però rimane attenta alla necessità di curare l'interesse di non
destabilizzare le relazioni diplomatiche tra Gran Bretagna e Santa Sede in quel particolare contesto e in particolare relativamente alla questione dello statuto dei luoghi santi. Nel 23, ad esempio, viene diffusa una propaganda protestante che appunto fa un appello a livello internazionale affinché i luoghi santi vengano resi santuari interdenominazionali e ad esempio Pascal Robinson mobilita il proprio ordine, i francescani, affinché venga prodotto un rapporto che possa controbilanciare questa iniziativa. L'effetto di questa attività antiprotestante difensiva è appunto quello di non minare la tenuta delle relazioni anglo-vaticane nel particolare contesto medio orientale. Il secondo caso specifico che ho preso in considerazione è quello della crisi maltese di fine anni 20. Sul finire degli anni 20, a Malta, un governo presieduto da Lord Gerald Strickland, un cattolico che però si fa promotore attraverso il partito dei costituzionali di una acuta propaganda anticattolica, anticlericale, la personalità di Lord Gerald Strickland diventa oggetto delle relazioni diplomatiche tra il Foreign Office e la Santa Sede e a risolvere la questione viene inviato ancora una volta Pascal Robinson, il quale si fa promotore anche in questo caso di un'attività di antiprotestantesimo difensivo. In effetti, dal punto di vista specifico, ottiene la dichiarazione di Lord Strickland come persona non grata in Santa Sede e in questa maniera riesce in un certo senso a comporre una crisi che rischiava ancora una volta di minare fortemente le relazioni anglo-vaticane. La terza ricostruzione che ho cercato di curare è quella relativa alla vicenda della Costituzione irlandese del 1937. Pascal Robinson è nominato nunzio apostolico in Irlanda, il primo nunzio apostolico in Irlanda, e in questa particolare circostanza riesce a influenzare la stesura dell'articolo 44 della Costituzione irlandese del 37 che appunto conduce al riconoscimento della posizione speciale della Chiesa Cattolica nello Stato libero d'Irlanda. Si tratta di un'attività che può essere ricondotta a questa particolare forma di antiprotestantesimo perché appunto esprime la consapevolezza del nunzio apostolico Robinson rispetto alla necessità di affermare la tutela degli interessi dei cattolici in un particolare contesto come quello irlandese che è di fatto il contesto in cui si è insediata la rappresentanza diplomatica della Santa Sede più vicina all'ambiente di Londra. Vado velocissimamente alla conclusione. Questa ricerca è frutto, si innesta sul lavoro di ricostruzione biografica che ho condotto rispetto al personaggio, alla personalità di Pascal Robinson e rispetto alla sua attività diplomatica. L'apertura degli archivi relativi al pontificato di Pio XI sicuramente consentirà di approfondire ulteriormente la ricerca. Ricordo Pascal Robinson resta nunzio in Irlanda fino al 1948. Credo che lo spostamento dell'attenzione verso l'attività, consentitemi la forzatura, meno diplomatica di un personaggio cruciale come Pascal Robinson e quindi la possibilità di andare a ricostruire, ad esempio, l'attività dell'annunziatura di Robinson a Dublino in termini più culturali, in termini relativi soprattutto all'attività antiprotestante, può consentire di tracciare una ricerca, di portare a termine una ricerca che appunto possa giustificare questa categorizzazione iniziale che ho cercato di dare al mio paper, alla mia ricerca, e quindi cerca di giustificare l'antiprotestantesimo difensivo come categoria sostenibile all'interno di un dibattito generale sull'antiprotestantesimo a livello globale. Mi fermo qui, ho sforato di un minuto, chiedo scusa. Grazie molte, Donato, e prima di lasciare la parola al discussante, al
all'eventuale dibattito dirò due parole velocissime sul mio paper, che si riferisce alla diffusione del protestantesimo in reazione cattolica in America Latina tra i primi anni 20 e la fine degli anni 50. Ovviamente non ripercorrerò il paper, ma mi limiterò a dire due cose sul perché la diffusione del protestantesimo in America Latina è tanto importante, per poi passare direttamente alle conclusioni, così da recuperare un po' di tempo. Allora, certamente l'America Latina è un teatro centrale nella contrapposizione tra cattolici e protestanti nel Novecento, soprattutto, ma non esclusivamente, nella prima metà del Novecento. E questo per due aspetti. È il continente dove più è mutata la geografia intracristiana per come essa si era stabilita fin dal XVI secolo ed è molto mutata nel corso del Novecento, come emerge anche ogni volta che ci sono elezioni, come per esempio nel caso brasiliano, ed è la zona del globo dove ancora oggi, a dispetto del dialogo ecumenico praticato dai vertici delle chiese, la concorrenzialità intracristiana è più serrata. Ora, dagli anni 20 agli anni 50, cioè nell'epoca che io ho analizzato, l'atteggiamento della Santa Sede si rivolge a cercare di affrontare tre questioni. La questione delle élite politiche, la questione del ruolo degli Stati Uniti rispetto al proselitismo protestante e la questione dell'atteggiamento dei vari episcopati nazionali e del clero. Il primo è il più interessante da un certo punto di vista, perché negli anni 20 la Santa Sede si trova a fronteggiare élite politiche caratterizzate in gran parte del continente in senso laico, e proprio per questo, non è ovviamente l'unico motivo, la Santa Sede e i cattolici sudamericani sposeranno con favore la nascita di regimi più nazionalisti e più di nazionalismo organico nel corso degli anni 30, cercando di presentare sempre più il cattolicesimo come un collante nazionale civile, oltre che religioso, di fronte a quella che veniva presentata come un'infiltrazione protestante in grado di cambiare i connotati connotati anche politici dell'America Latina. Il secondo aspetto riguarda gli Stati Uniti. A Roma e presso la diplomazia vaticana è molto chiaro che il centro del proselitismo protestante sono diventati gli Stati Uniti dopo la Prima Guerra Mondiale, e c'è il tentativo, c'è la volontà di intervenire sul governo americano per cercare di moderare l'azione dei missionari protestanti. È un tentativo che viene fatto sia direttamente per via diplomatica, sia con qualche maggior successo attraverso la conferenza episcopale negli Stati Uniti. Inizialmente questi tentativi non hanno successo, poi tra la presidenza Hoover e quella Roosevelt, e l'inizio di quella Roosevelt, si vede una maggior moderazione da parte americana. Cioè i diplomatici statunitensi in Sud America continuano ad appoggiare i missionari americani in quanto cittadini americani, ma non vi è più un appoggio al proselitismo protestante di tipo politico, anche perché vi è paura, o almeno questo emerge dalle fonti della Santa Sede, vi è paura a Washington che un eccessivo appoggio ai pastori e missionari americani nel continente possa disturbare quella politica di goodwill, di buona vicinanza con i paesi latinoamericani. E infine vi è un costante sforzo rispetto agli episcopati latinoamericani, che potremmo riassumere con i termini di centralizzazione e romanizzazione, cioè centralizzare e romanizzare episcopati che tradizionalmente erano più legati agli stati che a Roma, a causa della lunga tradizione giurisdizionalista della corona di Spagna e Portogallo nel Settecento e ancora prima a causa dell'istituto del patronato. Questa opera di romanizzazione e centralizzazione che si accompagna costantemente a un'opera di moralizzazione del clero, che era considerato un clero debole da un punto di vista pastorale e morale, e proprio questa debolezza veniva vista in termini molto generali, con riferimento all'intero continente, come uno dei motivi di diffusione della penetrazione protestante. Sono tre tendenze queste verso le élite politiche, verso gli Stati Uniti e verso l'episcopato del clero latinoamericano di lungo periodo nella politica della Santa Sede, che se non si spiegano ovviamente esclusivamente attraverso la necessità di contrastare il proselitismo protestante, molto dipesero anche da questa necessità. E soprattutto
politiche di lungo periodo che si perpetuarono quantomeno fino agli anni 50, come emerge anche dalla prima riunione del CELAM, cioè la Conferenza Episcopale Latinoamericana del 55, che indicava tra le proprie priorità, accanto al contrasto al comunismo ateo, proprio il contrasto al proselitismo protestante, che peraltro spesso veniva presentato come strettamente legato alla diffusione del comunismo ateo. E proprio quest'ultima notazione ci porta all'ultimo aspetto che voglio sottolineare. Dov'è che manca l'analisi della Santa Sede, dov'è che manca l'analisi dei diplomatici vaticani, almeno allo stato attuale della documentazione, allo stato attuale della ricerca? Manca, a mio avviso, nella comprensione dell'intima natura del evangelismo protestante in America Latina, che continuava a essere interpretato attraverso schemi ottocenteschi, schemi di matrice intransigente, che non riuscivano a cogliere in alcun modo le trasformazioni interne all'evangelismo protestante in America Latina. E trasformazioni interne che erano determinate soprattutto dall'emergere del pentecostalismo e dalle sue implicazioni sociopolitiche, cioè il passaggio da un evangelismo protestante che era stato di carattere liberale, certamente fino alla Prima Guerra Mondiale, per alcuni versi anche fino alla Seconda, e che invece accentuava le proprie caratteristiche di tipo conservatore, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e poi in modo via via più netto a partire dagli anni 60, per arrivare agli eccessi reazionari della situazione guatemalteca degli anni 80 o ancora del Brasile odierno. Ecco, io mi fermerei qui con queste poche considerazioni e ridarei la parola a Emma, scusandomi con lei se abbiamo un po' sforato con i tempi. Noi abbiamo tempo, fino alle 11:30, perché dovremmo fare anche un po' di dibattito. E allora, ufficialmente noi abbiamo tempo fino alle 11:15, credo che potremo sfiorare qualche minuto. Sono velocissima. Vi interrompo brevemente per dire che proprio pochissimi minuti per sforare, mi è stato chiesto di essere piuttosto rigido, io esergo. Pochissimi, nessuno. Ok, mi corregge Federico, allora nessuno. Va bene, scusate. Scusate, però non si sente Emma, se non so se potessi alzare un po' la voce per gentilezza, Emma. Non si sentiva niente fino adesso? No, prima si sentiva, adesso forse devi un po' avvicinarti, ecco. Così si sente, Daniela? No? Sì, meglio. Leggermente meglio. Grazie, sì, è meglio, Emma. Vabbè, devo cercare qua, ma ho paura che dopo abbiamo così poco tempo. Aspetta, un po' fino alla discussione. Abbiamo cambiato compassione, bassissimo. Così si sente meglio? Meglio, grazie. Un po' meglio? Va sì, bene? Perfettamente, perfettamente così. Allora, no, allora, sul modello e antimodello, dov'è che non lo vedo? Il relatore della. Il modello antimodello protestante, cioè quella sua intuizione è, secondo me è molto, non è una piccola intuizione, era sviluppata e poi va un po' contestualizzata ma anche decontestualizzata, cioè l'idea di quanto è reattiva il bisogno cattolico di concorrere con il modello protestante a livello di missione. Le missioni sono una spia, sono la spia, la catena di tornasole di tutti i passaggi che abbiamo visto. Mi sentite con la voce? Sì. E allora va bene quando ricostruisce con modelli, esempi, interventi di Marie del Val, a partire dalla riforma del 19, dalla Maximum Illud. Cioè, come è difficile sempre in queste cose stabilire cosa è reattivo e cosa è attivo, e se è solo una forma di reattività positiva o invece difensiva e quindi subalterna. Certo è che si dipanano lì quelle cose che poi vediamo vendette nella questione latinoamericana, cioè i soldi, la grazia, la forza, la competizione nella formazione delle classi dirigenti. È decisivo quando si capisce che non c'è solo la conversione in gioco, ma anche far uscire la egemonia cattolica da un puro aspetto arretrato, no? Il clero che è appunto
debole, anche spesso corrotto, che condivide, come vi ricordate, le analisi di De Rosa sui contadini. Faccio sempre questi riferimenti passati perché le analisi di De Rosa o di Gramsci sui contadini meridionali, cosa che scriveva Gramsci sui contadini meridionali è come il clero. Io quando leggo il clero nell'America Latina mi viene in mente quello, cioè che condividevano le stesse condizioni di povertà, di miseria e anche di corruzione morale in qualche modo, no? E quindi lo spiega molto bene come è un modello ma anche un antimodello, no? Quindi il primato del denaro e anche il limite della filantropia, che poi diventa, cioè temi molto attuali, no? Pensate quanto politically correct in questa dimensione dell'umanitarismo facile, dei diritti, quanto questo con Pussis Doga, no, negli anni 20, appunto questa dimensione di umanesimo però facile, e quindi poi di subalternità al modello americano dell'imperialismo. Quindi queste cose sono state anche cose molto interessanti, e sulle radici spirituali anche delle elemosine, invece dell'aiuto, e anche grandi implicazioni comuniste. Sulla alta penultima relazione, io, Palestina, Malta, Irlanda, io volevo dare un suggerimento al redattore di inquadrare molto, molto il discorso su questa estraneità, vicinanza che ha avuto la diplomazia della Santa Sede con le relazioni nelle relazioni diplomatiche anglo-vaticane si consuma sempre questo massimo di estraneità e il bisogno, pensiamo sui totalitarismi, nascosto, palese, di grandi incontri invece, perché lì alla fine l'unico interlocutore possibile era proprio quel liberalismo che tanto si era disprezzato e che però era l'unico, in certi momenti poteva essere una sponda con la posizione antitotalitaria della Santa Sede anche di Pio XI, a proposito di isolamento. E infine, io con Paolo ho avuto purtroppo poco tempo di scambiarmi i pareri sulle sue cose, ma io trovo che l'attualità di fare un ragionamento sulla potenza delle sette dell'evangelismo protestante in America Latina è sempre troppo tardi per farlo. Perché è una cosa di un interesse non solo così per quantitativo, per l'attualità dei tempi, ma è proprio per la domanda che si pongono tanti, cioè perché è stato possibile arrivare a questo punto? Quali sono le tappe fondamentali? Lui vede bene dagli anni 20 e 50, le tre tripartizioni problematiche sono quelle giuste, l'elite politica è fondamentale. Se noi pensiamo la competizione nelle classi dirigenti, diciamolo così pomposamente, arbitrariamente, del paese dell'America Latina, e l'utilizzo strumentale della religione a fini proprio estremamente, palesemente, di strumentalizzazione popolare, ci porta, insomma, alla questione di un'attualità sconvolgente, secondo me, e anche il peso degli episcopati nel dirimere queste posizioni. Se noi vediamo, mi è capitato per studi che faccio di recente, per esempio, gli effetti che sull'America Latina ha avuto l'ostpolitik vaticana invece degli anni 70-80, no? E ho rivisto tutti i documenti, quando Gutiérrez andò a incontrare Pinochet, con tutti questi temi sembrano di un'attualità incredibile. Ecco, e a me convince, ma non sono affatto una studiosa, se non proprio tutto laterale di questi temi, perché dove è mancata la Santa Sede, a me convince molto questa idea, perché vale per altre cose, di questa lettura che si attarda su schemi ottocenteschi, cioè questa idea di non capire l'attualità come adesso, di queste sette che sembrano usare strumenti molto, se vogliamo, primitivi, di consenso e anche violenti, no? E che poi passano molto anche nella comunicazione letteraria, cinematografica, no? Quando sono queste sette, e di vederle invece non capire le trasformazioni interne che hanno avuto. Quindi anche questa poi si connette con le precedenti, soprattutto su quella riguardante i modelli di missioni che hanno
che hanno, diciamo, capito diverso rispetto alle missioni in Africa di competizione con il mondo protestante, ma che hanno le stesse griglie, insomma, per esempio il condizionamento sulle politiche delle due religioni. E io sono un po' spaventata dal tempo, ma se avete quei 2 o 3 minuti per fare qualche vostra osservazione sulle mie osservazioni, sarebbe bellissimo. Fino a che non ci... Grazie Emma. Io non so, chiedo agli organizzatori se abbiamo magari tempo per un intervento dal pubblico, se invece dobbiamo chiudere subito. Chiedo però agli organizzatori. Io temo che se c'è proprio un intervento rapidissimo, però davvero c'è bisogno di una piccola pausa e poi dobbiamo liberare la stanza per il prossimo panel. Quindi se c'è, vi chiedo di moderarlo in maniera davvero rapidissima. Mi spiace, ma così mi hanno detto di fare. Grazie, anzi. Daniela, ci sei? Sì, ci sono. Un'unica cosa molto rapida, ciao a tutti, che una prospettiva che secondo me non è stata affrontata, che secondo me e che invece nello sviluppo dei vostri saggi, insomma, secondo me bisogna tenere presente. Prima un pochino l'aveva accennata però Emma, e cioè... insomma, i cattolici, se noi guardiamo adesso i cattolici e i protestanti gli evangelici americani, no? Soprattutto dopo il 2001, c'è un po' si sono compattati, diciamo così, in una prospettiva di carattere conservatrice. Cioè, questi rapporti tra cattolici e protestanti è un rapporto, diciamo così, conflittuale. Però nel corso della storia è più volte accaduto che in nome della difesa della tradizione e contro l'affermarsi della modernità ci siano stati dei punti di contatto, delle convergenze tra cattolici e protestanti. Perché è vero quello che diceva Lesti, probabilmente i documenti così dicono, che tutta la politica, come dire, dei cattolici, i documenti dicono che è l'arginare i protestanti. Ma alla fine, come diceva Scoppola e come diceva ovviamente anche Emma, cioè il pericolo maggiore è la modernità che avanza, e alla fine i protestanti e i cattolici finiscono col farsi la guerra l'un l'altri e non tenendo conto, non capendo fino in fondo quanto invece fossero le trasformazioni profonde della produzione, dei costumi, della società che stavano in realtà cambiando tutto nel corso del Novecento. Quindi insomma c'è anche questa prospettiva che secondo me va un pochino analizzata, perché ci sono stati vari pensatori protestanti ad esempio che hanno avuto un atteggiamento di interesse nei confronti di una chiesa conservatrice come quella di Pio XI o Pio XII dal punto di vista della dottrina, proprio perché più attenti a quello che era il pericolo della modernizzazione piuttosto che a quello che era il pericolo del protestantesimo. Cioè diciamo che la questione può essere insomma anche articolata tenendo conto anche di questa eventuale suggestione, se vi può essere utile. Grazie Daniela. E io credo che a questo punto dobbiamo andare a chiudere il nostro panel. Io ringrazio tutti i presenti, ringrazio molto ancora Emma Fattorini per l'intelligente, interessante lettura di tutti i nostri paper, e ringrazio ovviamente gli organizzatori per l'ausilio che ci hanno dato, oltre a tutti coloro che sono intervenuti. Saluto tutti, grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie a tutti, buongiorno. Un saluto a tutti, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Io intanto ritiro i permessi di coorganizzatore agli speaker del panel vecchio e li aggiungo a quelli del successivo per chi c'è già, vedo già il professor Sbetti e il professor D'Alessio. Grazie Giulio anche per l'organizzazione. Grazie a voi, scusate per i tempi stretti, siamo stati comunque dentro.